Ciao, alcuni giorni fa ho pubblicato un video abbastanza critico su Aspire Switch 10 di Acer. Il modello che avevo comprato aveva un sacco di problemi software e secondo me anche hardware, tanto che alla fine sono stato costretto, no? Lo sapete, a portarlo indietro. Poi mi ha contattato Acer Italia proponendomi un secondo test, questa volta su un'unità completamente funzionante. Io, eccolo qua, l'ho ricevuto da una decina di giorni e adesso sono pronto a dirvi come va. Switch 10 è un ibrido 2 in 1, questo significa che il suo schermo si stacca e può essere utilizzato in modalità tablet oppure ricollegato alla sua tastiera dock e utilizzato in modalità laptop come un comune netbook. È il più grande rivale di Transformer Book T100 e si trova in Italia all'incirca 300 € nei negozi online. Acer ha fatto un lavoro in alcuni punti migliore di quello di Asus e adesso vi spiego il perché. Inizio a parlarvi dello schermo. È comunque un 10 pollici con risoluzione di 1366x768 pixel, quindi adeguata a questo tipo di dimensione, perché se si sale poi i caratteri diventano piccoli, le icone piccole e tutto diventa più difficile. Ma qua abbiamo un pannello IPS con una luminosità molto più alta di quella del modello Asus e con una tecnologia che Asus, che Acer chiama Zero Air Gap, che praticamente annulla lo spazio che c'è tra il vetro e il pannello sotto, di fatto riducendo tantissimo i riflessi. Ancora Acer ha creato quello che è, secondo me, ma insomma basta leggere un po' le opinioni online per capire che è così un po' per tutti, un design e una qualità costruttiva davvero migliore rispetto a quella del modello Asus. Questo non sembra un prodotto economico, l'ho già detto nel precedente video. Soltanto il pannello posteriore, ovvero questo, è in vero alluminio, tutto il resto è in plastica colorata in grigio, comunque con effetto alluminio, ma l'effetto finale, la resa finale del prodotto è davvero buona, perché il tablet è portatile, è comunque sottile, è comunque leggero ed è veramente piacevole da vedere e da utilizzare. La scheda tecnica è identica, entrambi usano il processore Intel Bay Trail, questo è un modello leggermente più aggiornato, ma le prestazioni sono identiche. Poi abbiamo 2 giga di RAM e 32 giga di spazio interno. È un hardware che permette di utilizzare Windows 8.1 in maniera davvero buona, davvero reattiva, non dà mai la sensazione di essere in affanno. Con Internet Explorer si arrivano ad utilizzare una decina di tab aperti senza problemi. Insomma, se dovete farne, se vi serve, potete anche utilizzarlo come computer unico per alcune giornate, insomma, soprattutto per l'estate, adesso che arriva il momento estivo, il periodo estivo, potete assolutamente farci affidamento. E a proposito di utilizzo, questo Acer ha una cerniera magnetica con due grandi calamite qua ai lati che permettono di utilizzarlo in diverse modalità. Acer ne ha trovate quattro, io ne reputo comunque almeno un paio utili, come questa, che è molto comoda quando dovete usare il touchscreen, ad esempio. Veramente, veramente riuscita. Poi ci sarebbe questa, ma è secondo me abbastanza inutile. E invece poi c'è questa, ovviamente in modalità tablet classico. Sì, un po' pesante, un po' spesso, ma comunque può tornarvi davvero utile. In più, questa cerniera magnetica è una cosa che davvero fa piacere, annulla lo spazio che c'è tra la dock e lo schermo. Questo, praticamente, qua non c'è nulla, quindi permette a livello estetico è molto migliore e permette di piegare il display più indietro, e questo è un altro punto a suo favore. Di contro si ha questo effetto, ovvero il tablet si ribalta perché lo schermo pesa più della tastiera, ma insomma non è un grave problema ed è un punto a favore rispetto al modello Asus, che invece abbiamo visto aveva una cerniera bloccata fino a un certo punto, che non si ribalta, ma di contro resta scomodo quando si deve utilizzare per scrivere. Non è però purtroppo un prodotto perfetto, perché è vero che abbiamo tutti questi vantaggi rispetto al modello Asus, ma abbiamo anche un'autonomia che è praticamente la metà. Qua c'è una batteria più piccola integrata soltanto nella parte tablet e non nella tastiera dock, che arriva nei miei test a 5 ore e mezza di navigazione web con luminosità settata al massimo e sensore abilitato. Non è pochissimo per questo tipo di batteria, ma insomma il modello Asus arriva a 10-12 ore in modo abbastanza tranquillo, e quindi qua abbiamo un'autonomia che è dimezzata. In più la porta USB che abbiamo posizionato qua sulla tastiera dock è di tipo USB 2.0, non 3.0. Questo potrebbe essere un po' un problema se avete da trasferire grossi file. E ancora, secondo quello che è il mio giudizio, questa tastiera è più scomoda di quella del modello Asus, perché ha questi tasti qua, che sono le frecce direzionali abbinati ad altri tasti troppo compatti, difficili da andare a trovare, da andare a premere, davvero scomodi. E poi c'è questo touchpad che sì, è grande e largo, ma i tasti sono scomodi, sono numerosi e a volte anche poco sensibili. In più vi confermo che anche qui c'è qualche problema
a livello software, sempre con la tastiera dock e con il tasto home capacitivo come vi parlavo nel vecchio video. Questo modello non ha chiaramente tutti i difetti di quello che avevo comprato io, che ho dovuto mandare indietro, ma insomma qualche problemino c'è ugualmente. Bene, spero di aver chiarito i dubbi e soprattutto fatto luce su questo prodotto dopo il video critico che avevo pubblicato la volta scorsa. Trovate maggiori informazioni, benchmark, dati molto più tecnici di quelli che ho detto in questo video nella recensione completa su evolution.it.